Parlare di Matteo Messina Denaro è alquanto complicato, non che sia problematico inserire tra le tante storie di mafia anche la sua, ma gli elementi di cui disponiamo sono, come dire, aleatori, impalpabili. Il nostro caro Mario, che si prenderà cura della ricerca e del testo di questa miniserie, via mail me l'ha definita così. È come se si avesse a che fare con un fantasma che aleggia in mille situazioni, mai ben definite. Il si dice è sempre presente, è legato a congetture di chi lo cerca, al racconto di pentiti i quali non si sa mai se sono affidabili oppure no. È una lunga storia che ci induce a dividerla in quattro parti. In questa prima parte incontreremo il giovane Matteo, la sua amicizia con Giuseppe Graviano, il rapporto con Totorrina, la strategia stragista, fino alla latitanza. È un intreccio la sua vita, con gli avvenimenti di quel periodo, con le guerre interne, le riunioni segrete, la mafia di una provincia, cioè Trapani, dove si trova Castelvetrano, il suo paese d'origine. Di Matteo, detto Usiccu, sappiamo di sicuro soltanto due cose. La prima, scompare dalla scena nel 1993. La seconda, non è mai stato catturato. Io e Mario abbiamo deciso che per parlare decentemente di questo personaggio, vale a dire il latitante italiano più ricercato al mondo, dobbiamo fare una miniserie. Quest'oggi sarà un'introduzione, ci servirà per capire qual era la situazione nella quale il nostro Matteo si muoveva, qual era l'ambiente, il clima all'interno dell'universo di Cosa Nostra fino ai primi anni 90. È tutto propedeutico. Sappiamo che MMD, abbreviamolo così, è un nerd che passa molte delle sue ore a giocare ai videogiochi. Ecco, mi aspetto anche che passi qualche ora del suo tempo libero a guardarsi YouTube e quindi, dovunque tu sia, Matteo, sappiamo che guarderai questi video. Un saluto. Matteo nasce il 26 aprile 1962 da Lorenza e Francesco Messina Denaro. Come tra poco vedremo meglio, Matteo, convocato dalla polizia, del padre riferisce: l'attività di mio padre è dedita alla coltivazione dei campi. Voglio precisare che mio padre ha iniziato la sua attività agricola come campiere e coltivatore presso i terreni della famiglia Dalì-Staiti. 3 anni fa sono subentrato io al suo posto con compiti simili a quelli che lui stesso svolgeva. I Messina Denaro si occupano delle terre della famiglia Dalì, un nome di quelli che contano nel trapanese. Loro è in quel periodo la banca più importante della Sicilia. Loro sono le saline di Trapani e Marsala. Lo incontreremo ancora questo nome nel nostro viaggio attraverso la vita di Matteo. Ma il contadino Francesco, detto Zuciccio o Don Ciccio, ha molti scheletri nascosti nell'armadio fino agli anni 50. Viene accusato di rapimento, ma poi scagionato e fino al 1990 risulta incensurato, candido come un fiocco di neve. Ma è in realtà il grande capo del mandamento mafioso di Castelvetrano. Lo diventa appoggiando i corleonesi di Salvatore Riina nella cruentissima guerra di mafia degli anni 80. Nel 1988 viene accusato poi da due pentiti di essere il mandante dell'assassinio di Mauro Rostagno, giornalista e fondatore di Lotta Continua. Il procuratore capo di Marsala, all'epoca, Paolo Borsellino, ordinò il sequestro dei suoi beni, la sorveglianza speciale, ordinò il divieto di dimora, ma il tribunale di Trapani respinse la richiesta. Nell'ottobre 1990 lo stesso Borsellino spicca un mandato di cattura contro Don Ciccio per associazione mafiosa. Francesco allora si dà alla latitanza, che durerà quasi un decennio, fino al 1998. Quello è l'anno in cui un infarto gli toglierà la vita. Poche ore prima della sua morte viene arrestato per mafia però il suo figlio più grande, Salvatore, impiegato di banca, incensurato. Il corpo di Francesco viene portato dai suoi picciotti alle porte di Castelvetrano, disteso sopra il muretto di una cinta di un oleificio. La polizia, che è informata, arriva prima dei parenti e sequestra il cadavere. Viene concessa soltanto una commemorazione per i familiari più stretti. Tra questi mancano 2 figli maschi. Uno in carcere, l'altro, vale a dire Matteo, latitante. Il rispetto e la stima portati da Usiccu a suo padre sono molto grandi. Lo testimonia il fatto che ogni anno, fino al 2017, si è sempre ricordato di pubblicare un necrologio nella data della sua morte. Perso così il suo punto più alto di riferimento, Matteo trova una seconda figura paterna in Totorrina, che sarà, per lui come del resto per tutti gli altri mafiosi, il padre di tutti noi. Matteo è un giovane di bella presenza, con un leggero strabismo, educato e ben voluto. Ha un carissimo amico, Calogero Sant'Angelo, detto Lillo. Sono compagni di giochi fin dall'infanzia, le famiglie si conoscono, si frequentano, ma Lillo non sa nulla dell'appartenenza di Matteo alla più importante famiglia mafiosa della zona. E alla fine si iscrive all'università a Palermo, dove ogni tanto l'amico lo raggiunge.
Palermo non è come Castelvetrano, c'è più libertà, ci sono più occasioni, le ragazze sono più disinibite e i due partecipano frequentemente a feste e festini, che hanno nel sesso un elemento portante. Le testimonianze di altri amici parlano di festini hard, con le signore dell'alta borghesia che sono alla ricerca di giovani che non si fanno certo pregare, e Matteo è uno di quelli che in queste situazioni non si fa certo pregare davvero. Al padre Francesco questa fama di gigolò di suo figlio non sta per niente bene. Il responsabile, a suo dire, è l'amico Lillo, accusato di aver trascinato il figlio in questo ambiente depravato. E questo suona come un'offesa grave alla dignità della famiglia. Un'offesa da lavare col sangue, nonostante Lillo sia stato tenuto a battesimo proprio da Don Ciccio. Per riguardo nei confronti del padre, il delitto viene compiuto a Palermo, lontano dalla casa paterna, e quindi necessario chiedere il permesso alla mafia della capitale, cioè a Totò Riina, il quale non ci pensa neanche due volte e manda subito i suoi sicari a eseguire l'omicidio. Tra questi c'è anche Giovanni Brusca, che racconterà tutto quando diventerà collaboratore di giustizia. Ufficialmente, Lillo muore per uno sgarro ai Messina Denaro per una partita di droga, mentre in realtà, più della cocaina, poté l'onore. È il primo omicidio non eseguito o ordinato da Matteo, ma avvenuto, in un certo senso, per causa sua. Ma andiamo un pochino più avanti con gli anni, quando il nostro Matteo ne ha 26 di anni ed è diventato un picciotto temuto in tutto il paese. A pochi chilometri da Castelvetrano c'è il paese di Partanna. Qui la gestione del territorio è in mano a due famiglie, gli Ingoia e gli Accardo. Questi ultimi sono legati ai Corleonesi e quindi anche ai Messina Denaro. Nel 1988 però scoppia tra loro un conflitto che porterà decine di morti per il controllo del traffico internazionale di droga. Usiku è uno dei fautori di queste stragi e, a sentire i pentiti ben informati, il suo Kalashnikov si è dato parecchio da fare nell'occasione. È la sua prima guerra, ma non è questo il punto. Quando, davanti al bar che frequenta, viene freddato Giuseppe Accardo, boss riconosciuto della famiglia, Matteo viene convocato per una testimonianza. Niente di preoccupante, è lì soltanto perché conosceva bene la vittima. È il 30 giugno 1988. La testimonianza registrata, in cui compare la descrizione del padre che abbiamo visto all'inizio, rappresenta l'ultima volta che la sua voce viene ascoltata pubblicamente. Dal verbale risalta la sua freddezza, la precisione delle sue indicazioni sulla sua famiglia, su se stesso, sui fatti in questione. Un ragazzo per bene, sembrerebbe. Ma lui è il boss che sostituisce il padre quando questo va in latitanza. Un boss spietato, dalla vita glamour con molte donne, auto sportive, vestiti firmati, serate al night. Ma anche uno dal grilletto facile, anzi facilissimo. Secondo gli investigatori è corretto quello che lui stesso confida a un amico. Con le persone che ho ammazzato, potrei fare un cimitero. Quando il padre entra in latitanza, per Matteo le responsabilità aumentano di colpo. Adesso è lui il capo del mandamento, con grande influenza su tutta la provincia di Trapani. Provincia in cui le cose vanno molto diversamente dal resto della Sicilia, in particolare Palermo e dintorni. Qui la filosofia mafiosa non è quella di vessare commercianti e imprenditori, ma di cercare di farli entrare nel business, garantendo loro ogni tipo di copertura, anche finanziaria se serve, in cambio di qualche pacchetto azionario o con partecipazione agli utili. In questo modo non occorre mandare gli sgherri a richiedere il pizzo, non servono pestaggi per recuperare i crediti. Tutti hanno un tornaconto in questa situazione. È un'impostazione imprenditoriale della malavita, quella che sarà, come vedremo, il futuro di Cosa Nostra. Tolta giusto quella patina criminale e violenta, questa imprenditorialità non è nulla di così innovativo. Ma per bilanciare questa dose odierna di illegalità e malvagità, permettetevi di illustrarvi un altro modo per fare business e investire nella speranza che Matteo non prenda appunti. No, niente giri strani e racket ambigui tra prostituzione, gioco d'azzardo e spaccio, perché si può investire anche su qualcosa di bello e colto, tipo l'arte. Lo sponsor di oggi, Masterworks, ce lo insegna. Se vi piace scoprire nuovi investimenti, se amate l'arte contemporanea, se state pensando a un servizio che vi aiuti ad aggiungere un pochino di varietà e diversificazione nel vostro portafoglio di investimenti, Masterworks fa il caso vostro. A maggior ragione quando, in un periodo turbolento come questo, l'arte è slegata dall'andamento dei mercati generali. Masterworks è la piattaforma leader per l'acquisto e la vendita di azioni sotto forma di investimenti in opere d'arte. Il team di Masterworks acquisisce le opere d'arte che vedete in catalogo e fa sì che
chi si iscrive possa investire in una frazione del costo delle stesse. Per fare giusto un esempio, nel 2021 sono stati venduti 321 lotti d'asta di opere di Pablo Picasso e nel caso di questo dipinto si è avuto un apprezzamento lordo, nell'arco di 9 anni, di quasi il 43%. Masterworks è infatti la prima piattaforma che ha reso possibile investire in opere di Picasso, ma non è l'unico artista. Basquiat, Warhol, Kusama e Rothko sono soltanto alcuni grandi nomi disponibili. Sono più di 500.000 gli utenti che si affidano a Masterworks e per rendere ordinato l'afflusso di investitori, Masterworks ha una lista di attesa tutta sua. Tuttavia, con il link che trovate in descrizione, potete diventare nuovi membri, registrarvi sulla piattaforma e cominciare a investire saltando la fila. Ma adesso torniamo ai legami tra MMD e il capo dei capi, perché questi sono legami peculiari. È quasi impossibile disgiungere le storie di questi due personaggi, capire l'una, cioè la storia di Matteo, senza descriverne l'altra. Totò Riina, detto Ukuittu, si fa largo nelle maglie di Cosa Nostra a forza di omicidi di uomini d'onore e di grande prestigio. La conquista del potere passa attraverso l'eliminazione delle famiglie che lo avversano o, nel caso migliore, nel farle diventare fedeli alleati. La seconda guerra di mafia, che costerà centinaia di morti, è dovuta a questo, alla conquista del potere, dei mercati di droga, dei legami con imprenditori e politici influenti. Il mezzo usato è quello dello sterminio. Ne sanno qualcosa i boss Stefano Bontate e Salvatore Inzerillo. La conclusione è che la commissione, una specie di governo della mafia, alla fine, è composta soltanto da uomini fidati, anzi fidatissimi, dei due boss corleonesi, vale a dire Riina e Provenzano. Entrambi sono latitanti. Riina dal 70, Bernardo addirittura dal 63, ma la gestione della commissione è roba loro, è cosa loro. Nessuno si sogna neanche lontanamente di eseguire azioni senza il loro permesso. Nella strage degli uomini legati a Bontate si salva la famiglia Graviano, che governa il quartiere Brancaccio a Palermo. È una famiglia ricchissima, e non solo per avere una quantità enorme di immobili e investimenti nel nord Italia, ma anche perché è responsabile di una grossa fetta di eroina che viene preparata in Sicilia, dal mago della chimica Francesco Mannoia, un Heisenberg ante litteram, e poi portata in aereo a New York. Ne abbiamo già parlato nel video di Peppino Impastato, è la famosa operazione Pizza Connection, che costerà il carcere, tra gli altri, al vecchio Tano Badalamenti. Il capomandamento, vale a dire Michele Graviano, e i suoi figli giurano fedeltà a Totò Riina. In alcuni casi, anche Cosa Nostra prevede il transito di un affiliato da un boss all'altro. E quanto avviene per i Graviano, o meglio, per i giovani Graviano. Perché il loro padre viene assassinato da Gaetano Grado, nemico giurato di ogni alleato dei corleonesi. Tra i ragazzi Graviano ci interessa particolarmente il maschio più giovane, Giuseppe, che ha un ruolo decisivo nella storia che stiamo per raccontare. Matteo Messina Denaro è infatti amico di un carissimo amico di Giuseppe. Lo so, è contorta, statemi dietro. Così si conoscono, diventano amici e successivamente complici di delitti e azioni criminali clamorose. È Matteo a perorare la causa dei Graviano presso Riina, che ha un debole davvero grande per Matteo. Giuseppe ha la stoffa del capo e Riina ne resta impressionato. Lui e Matteo diventano i suoi pupilli, li tratta come se fossero figli suoi e loro vedono in Riina un secondo padre, a cui offrono incondizionata fedeltà e rispetto fino alla sua morte. La seconda guerra di mafia si porta dietro parecchi omicidi eccellenti. In particolare quello del generale Alberto Dalla Chiesa e quello di Pio La Torre, deputato del Partito Comunista Italiano, molto attivo nella lotta contro Cosa Nostra. L'assassinio di uomini fidati dello Stato è, nelle intenzioni di Riina e Provenzano, un tentativo di far venire a più miti consigli le istituzioni. Ma succede esattamente l'opposto, perché appena 10 giorni dopo la morte del generale, il Parlamento vara la legge Rognoni-La Torre, basata su una proposta che il deputato siciliano aveva promosso prima di morire. È una legge importante quella, perché stringe il cerchio attorno ai mafiosi. Alla base di tutto c'è il fatto che l'appartenenza alla mafia diventa un reato penale, con la dicitura associazione di stampo mafioso, per cui è prevista la confisca dei beni. La guerra, scatenata dai corleonesi, tira in ballo in modo molto pesante anche Tommaso Buscetta, all'epoca emigrato in Brasile, dopo essere stato latitante e nascosto nella villa di Nino Salvo, sotto la protezione dei già citati boss palermitani Bontate e Inzerillo, che erano acerrimi nemici di Totò Riina. La sorte di Buscetta viene decisa dai corleonesi. Va eliminato, come è avvenuto per i suoi capi, sorte che condivide con gli esattori Ignazio e Nino Salvo. Ma raggiungere Buscetta in Brasile è complicato, così Riina pensa bene di fare strage della sua famiglia. Vengono ammazzati 2 figli, un fratello, un genero, un cognato e 4 nipoti. Questa strage peserà non poco sulla decisione di Buscetta di diventare il più importante collaboratore di giustizia. Le vicende che lo riportano in Italia sono molto complesse.
Arrestato in Brasile, gli fa visita Giovanni Falcone proponendogli di collaborare. L'estradizione è abbastanza difficoltosa, ma alla fine Puscetta arriva a Palermo e vuota letteralmente il sacco su Cosa Nostra. Lo fa per alcuni mesi, raccontando ogni cosa su delitti, traffici, infiltrazioni e quant'altro. In Italia non c'è ancora una legge di protezione dei collaboratori, per cui viene rispedito, grazie a Falcone, di nuovo negli Stati Uniti, dove riceve una nuova identità, viene protetto e vive in libertà vigilata. Partecipa come testimone al processo Pizza Connection e anche al maxi processo di Palermo, ma dei legami tra la mafia e i politici, segnatamente una parte della Democrazia Cristiana, parla soltanto dopo l'assassinio di Falcone, del quale aveva grande stima e con cui aveva un ottimo rapporto. Quando Falcone ha tutto chiaro in testa sull'organizzazione, con i nomi dei capi, sottocapi e picciotti, parte con gli arresti. Il 29 settembre dell'84 scatta un blitz che alla fine porta in carcere centinaia di mafiosi. Utilizzando la legge Rognoni-La Torre, il giudice Rocco Chinnici, aiutato da un pool di magistrati tra i quali Falcone e Borsellino, dà il via nell'86 al primo maxi processo, che si concluderà soltanto nel 92 con una serie di ergastoli e migliaia, sì, migliaia di anni di detenzione. Molti degli arrestati, una settantina circa, usciranno dal carcere e andranno in parte a unirsi alla schiera dei collaboratori di giustizia. Logicamente l'ansia per le sentenze è palpabile tra i carcerati, ma anche tra i latitanti, tra i quali, come detto, spiccano, oltre ai grandi boss corleonesi, Giuseppe Graviano e Matteo Messina Denaro. È evidente che devono reagire in qualche modo, e la strategia è sempre la stessa: forzare la mano attraverso l'eliminazione degli uomini più attivi contro la mafia. Totò Riina lo spiega molto bene con una frase: fare la guerra per poi fare la pace. Cioè, sparare sempre più in alto per poi intavolare una trattativa Stato-mafia, un termine sul quale sono state scritte un'infinità di pagine, aperti processi e inchieste giudiziarie. Matteo Messina Denaro è al fianco del suo padrino e approva questa mossa in una delle tante assemblee private. La riunione decisiva avviene nel dicembre 91, a poche settimane dalla sentenza definitiva della Cassazione del gennaio 92. Sotto la guida di Totò Riina e Bernardo Provenzano si programma di uccidere da un lato gli istruttori del maxi processo, Falcone e Borsellino, dall'altro i politici Martelli, Mannino, Andò e tanti altri, oltre a Salvo Lima, colpevole di non essere riuscito ad aggiustare le sentenze della Cassazione. Si organizza anche un gruppo di fuoco da mandare a Roma con l'obiettivo di uccidere Falcone, Martelli e Maurizio Costanzo, il quale in quel periodo se la prende spesso con la mafia nella sua seguitissima trasmissione televisiva. Assieme a Vincenzo Sinacori, uomo di fiducia di Riina, fanno parte della squadra Giuseppe Graviano e il nostro Messina Denaro. È lui a procurare le armi, il covo dove nascondersi a Roma e a organizzare la logistica dell'azione. Tuttavia, il gruppo non riesce a intercettare né Falcone né Martelli e quindi si concentra su Costanzo, aspettandolo all'uscita degli studi televisivi. Ma arriva l'ordine di Riina di ritirarsi, perché in Sicilia, così dice, ci sono cose più importanti da fare. Poi arriva la primavera. È una bomba, si porta via la vita del giudice Falcone, della moglie Francesca e della sua scorta. Buonasera, apriamo il telegiornale con una notizia molto grave, arrivata pochi minuti fa in attesa di collegarci con Palermo. Vediamo che cosa si sa con certezza, che cosa dice l'ANSA. Una violenta esplosione è avvenuta sull'autostrada Palermo-Trapani all'altezza dello svincolo di Capaci, un paese che si trova a circa 20 km da Palermo. È un atto decisamente intimidatorio, come a dire: o fate come diciamo noi, o questo è soltanto l'inizio di una strage. Ma lo Stato, una volta tanto, reagisce in modo sorprendente. Viene approvato dal Parlamento il famoso articolo 41 bis, che mette la museruola a tutti i carcerati mafiosi, togliendo loro ogni sorta di diritto e impedendo qualunque contatto con chi che sia. È un decreto legge che va convertito entro il 7 agosto, ma quello è anche il tempo di Tangentopoli, un marasma incredibile che fa dimenticare ai parlamentari la questione mafiosa. Probabilmente quel decreto cadrebbe nel nulla se a Palermo, in via D'Amelio, un'autobomba non facesse strage di Paolo Borsellino e di altri 5 agenti. È il 19 luglio, mancano pochi giorni alla scadenza, ma di fronte a questo nuovo schiaffo, il Parlamento fa quello che doveva fare prima: approva la legge. Rimarrà in vigore 3 anni, poi verrà rinnovata 2 volte fino al 2022 per essere poi modificata e addolcita. I mafiosi, condannati nel maxi processo, finiscono in carcere di massima sicurezza, come quelli sulle isole di Pianosa e dell'Asinara. Ne abbiamo parlato nel vecchissimo video fatto su Capraia, lo trovate qui. Gli attentati si fanno perché lo ha deciso Riina,
ma è Giuseppe Graviano a studiare le modalità di esecuzione dei due massacri. A raccontare tutta la storia è il suo autista di fiducia, Fabio Tranchina, che ha un posto da osservatore in prima fila in tutte le fasi dell'operazione. È lui che viene comandato dal boss di Brancaccio di recuperare il telecomando che innesca l'ordigno di Via D'Amelio. Però a un certo punto Tranchina non ne può più e comincia a parlare. La mafia intanto pensa alle prossime mosse ed è divisa tra chi vuole fermarsi e cambiare rotta e chi invece crede che sia opportuno continuare con gli attentati, con gli omicidi eccellenti, per far vedere i propri muscoli allo Stato, per flexare. Non è che ci siano fazioni contrapposte, perché ostacolare il volere di Totò Ukuitu non è cosa neppure da prendere in considerazione. Diciamo solo ci sono magari opinioni leggermente divergenti. Però poi ecco il classico colpo di scena. Il 14 gennaio 1993 c'è una riunione a Palermo. Si tiene in via Tranchina, al civico 22, nella casa di un importante boss, Salvatore Biondino, capo mandamento di San Lorenzo. Ci sono proprio tutti: Giuseppe Graviano, il suo amico Matteo Messina Denaro, Raffaele Ganci, Leoluca Bagarella, Giovanni Brusca. Rina deve ancora arrivare. Biondino è andato a prenderlo dove abita, in via Bernini, un'abitazione sorvegliata dai carabinieri. I militari sono là davanti, in un furgone, assieme all'ex autista di Rina e pentito balduccio Di Maggio. A un certo punto esce una macchina. Di Maggio riconosce in uno dei passeggeri il suo ex capo. I carabinieri del ROS, guidati dal famoso capitano Ultimo, la bloccano. Rina ha documenti falsi, ma Biondino no, essendo ancora incensurato. I due, quindi, alla riunione non arrivano, finiscono in carcere, da dove poi non usciranno neanche più. L'arresto di Totò Riina è una mazzata tremenda per la mafia, anche se le cose potevano andare molto peggio per loro. In effetti ci sono alcuni elementi poco comprensibili a noi esterni in tutta questa faccenda. Innanzitutto, la villetta di via Bernini, stranamente, non viene perquisita subito. Eppure là dentro c'è un tesoro di informazioni che permetterebbe di conoscere a fondo non soltanto l'organizzazione, ma anche nomi e cognomi dei collegati alla mafia a livello imprenditoriale e politico. La perquisizione avviene soltanto alcune settimane dopo. E poi c'è il fatto che nessuno riconosce in Biondino quello che è, cioè un importante boss mafioso. Questo impedisce di correre in via Tranchina, dove oltre a informazioni bottino si sarebbero potuti arrestare i capi di Cosa Nostra, e adesso noi non ci staremmo chiedendo dove diavolo è finito Matteo Messina Denaro. Nelle prossime puntate vedremo altri intoppi nell'esecuzione delle indagini, e tuttavia l'Italia intera si esalta alla notizia sparata su giornali e mezzi di comunicazione. Con troppo ottimismo gira la frase «è stata arrestata Cosa Nostra». In libertà ci sono ancora boss molto pericolosi come Leoluca Bagarella, Salvatore Gangi, Gioacchino La Barbera, per citarne alcuni, e poi i soliti Graviano e Matteo Messina Denaro. Gli attentati devono continuare però. Così nascono progetti, poi non realizzati, come quello di attaccare la Torre di Pisa o di spargere siringhe infette sulla spiaggia di Rimini per creare tensione sociale e indebolire le posizioni dello Stato. Alla fine, comunque, con il parere favorevole di Bernardo Provenzano, Bagarella, Graviano e Messina Denaro decidono che si deve continuare, ma non in Sicilia, bensì sul continente. E siamo nel 1993. E poi 5 episodi sconquassano la penisola. Il 14 maggio una bomba cerca di colpire Maurizio Costanzo, ma l'accensione dell'ordigno avviene in ritardo e il conduttore televisivo si salva, essendo a bordo di un'auto diversa da quella prevista dalla mafia. Il 27 maggio a 1 di notte un'autobomba fa 5 morti a Firenze, a fianco della Galleria degli Uffizi, in via dei Georgofili. Il 26 luglio due bombe esplodono a breve distanza di tempo nel centro di Roma di fronte a due chiese. Forse un monito a Papa Wojtyla per un discorso contro la mafia tenuto ad Agrigento qualche tempo prima. Poco prima di questo evento un'autobomba a Milano uccide 5 persone e ne ferisce 12. L'ultimo episodio avviene a Roma. Siamo ormai nel gennaio del 94. Matteo Messina Denaro è in latitanza dall'estate precedente. Sono però i suoi uomini ad eseguire il sopralluogo allo Stadio Olimpico per programmare un nuovo attentato. Dovete sapere che domenica 23 gennaio 1994 c'era una partita di calcio tra Roma e Udinese. All'uscita dallo stadio si trovava una lancia a tema, piena di esplosivo e di tondini di ferro, ed era parcheggiata in Viale dei Gladiatori, proprio di fronte al presidio dei Carabinieri. L'esplosione è prevista nel momento in cui un autobus dei Carabinieri passa di là. È facile immaginare il ruolo devastante, oltre che dell'esplosivo dei tondini di ferro. Ma non succede niente. Non c'è alcuna esplosione. I mafiosi rimuovono e nascondono il carico di tritolo. Cosa è successo? La versione ufficiale parla di un innesco difettoso, ma ci sono altre voci che suggeriscono un dietrofronte, arrivato direttamente dalla Sicilia. L'ultimo atto della nostra storia si compie a Milano, in un ristorante dove Giuseppe Graviano, suo fratello Filippo e le loro fidanzate cenano tranquillamente. Del resto sono 10 anni che se ne vanno in giro per la Sicilia e il resto del paese, non è mai successo niente.
Questa volta però, quel 27 gennaio del 94, hanno ricevuto visita da alcuni amici da Palermo, che sono arrivati in treno, ma non da soli. Con loro ci sono dei carabinieri che li seguono e avvisano una squadra di Milano di intervenire. Questi non sanno niente di Giuseppe Graviano e quando entrano nel locale e li arrestano non hanno idea di quale colpo micidiale stiano inferendo alla mafia. Filippo, presentatosi con documenti falsi, addirittura rischia di farla franca. È Giuseppe a metterlo nei guai quando chiede «Fate venire mio fratello». Come nel caso dell'arresto di Rina, anche in questo caso, all'arresto, non arrivano delle scoperte sensazionali. Non si trova nulla, né l'abitazione, né la camera d'albergo, soltanto 17 milioni di lire che i quattro hanno addosso. Non solo, a quel tavolo c'è una sedia vuota. Doveva esserci seduto Matteo Messina Denaro, che però aveva rifiutato l'invito per seguire una passione molto più forte, quella di andarsene in Svizzera con una femmina, come lui l'avrebbe chiamata. Il fantasma se la cava per il rotto della cuffia. Adesso, come era già successo e come succederà ancora. La sua latitanza continua, e continua ancora oggi. L'attentato all'Olimpico fallito e l'arresto di Giuseppe Graviano segnano una linea di demarcazione tra la mafia vecchia maniera, quella stragista di Rina, Provenzano e dei loro seguaci, e una mafia nuova che si muoverà in modo completamente diverso, badando molto più agli affari che a gesti eclatanti. E con i grandi capi in carcere duro, soggetti al 41 bis, toccherà agli altri impostare questo nuovo corso di Cosa Nostra. Tra loro un posto di primissimo piano toccherà a Matteo Messina Denaro. Ma questa è un'altra storia che racconteremo nella seconda parte che uscirà all'incirca tra un mesetto, per Aspera ad Astra.